tutti i miei sbagli subsonica sulla prima radio della capitale, la prima radio tra l'altro. Oggi è un compleanno importante, siamo a 45 anni di Radio Libere. Noi per parlare di questa, insomma, ricorrenza che un po' ha cambiato anche il nostro mondo e le nostre vite, almeno di chi trasmette, abbiamo con noi in collegamento Enzo Mauri, che a me ha fatto piacere definire storico della radio, nel senso sia di insomma grandissimo studioso della radio, ma anche come personaggio ovviamente che ha navigato in onda, no, per tantissimi anni. Buongiorno. Ciao Enzo. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno, Enzo. Buongiorno a te, buongiorno a Renato. Io sono un povero vecchio della radio. Comunque, per essere proprio precisi, se sì, è vero che le Radio Libere ufficialmente nacquero il 26 luglio del 1976 con la storica sentenza della Corte Costituzionale che di fatto sanciva la fine del monopolio Rai, che quindi consentiva alle emittenti sia televisive che radiofoniche di poter trasmettere sia pur in ambito locale, quindi non in ambito nazionale, bisogna dire che Radio Roma invece ha qualche anno in più, un anno in più, perché Radio Roma è ufficialmente nata, che è stata la prima radio della capitale, non dimentichiamocelo, è ufficialmente nata il 16 giugno del 1975. Guarda che ti faccio vedere, eccolo qua, si vede? Ecco, sì, si vede. L'adesivo storico adesivo di Radio Roma del periodo, questo è degli anni 80, però comunque ecco qua. No, ma dal 74, Enzo, le radio esistevano, lo sappiamo tutti quanti, però, certo, però poi c'è stata questa legge che ha ribaltato tutto, altrimenti le facevano richiudere, insomma, l'ambito locale non poteva andare oltre, Diciamo che fino al 1976, fino a quella sentenza, le radio erano di fatto illegali, tant'è vero che venivano definite clandestine, pirata, perché sussisteva il monopolio della RAI e in realtà non avrebbero potuto trasmettere, però poi insomma arrivò questa sentenza che ufficializzò il tutto e oggi si festeggia il compleanno appunto della radiofonia libera con 45 anni secchi da quella storica sentenza. Le prime radio che abbiamo avuto libere in Italia: Radio Sardegna dal 43 al 52, Radio Ferrara per alcuni mesi nel 1946, poi arrivarono quelle che trasmettevano dall'estero però in lingua italiana, come Capodistria, Monte Carlo e Radio Svizzera Italiana, giusto Enzo? Guarda, io ho fatto un po' di ricerche perché tra l'altro sto preparando anche il nuovo libro che sarà il terzo dedicato alla radiofonia libera e indubbiamente sono tante le emittenti che si arrogano il diritto di essere state le prime emittenti italiane. Diciamo che ufficialmente e all'unanimità la prima radio libera italiana riconosciuta è Radio Parma, che è acceso il trasmettitore il 1 gennaio del 1975. Certo. In realtà già c'erano altre emittenti prima che erano in onda, che quindi trasmettevano, tra cui Radio Bologna, che ha acceso il trasmettitore nel 1974, ma sono andato ancora a ritroso io nel tempo e ne ho scoperte altre. Tu pensa, caro Renato, che nel 1972 c'era un ragazzino che, amante della tecnologia, si era costruito un piccolo trasmettitore da 5 watt da solo e trasmetteva da Alghero con una radio che chiamò Radio Sandwich. Con soli 5 watt riusciva a coprire quasi tutta la città di Alghero, perché allora ovviamente non c'erano altri emittenti che c'erano da concorrenti, e quindi con una potenza ridicola riusciva a coprire quel territorio. Comunque il libro lo voglio, quando fai il libro lo voglio, Enzo, lo voglio questo libro, perché a me la radio sempre... Casomai ci vediamo prima della pubblicazione, che sarà comunque il prossimo anno, ti porto quello che è attuale, ovvero sia qui Radio Libera, che tu attualmente in edicola e che potete vediamolo meglio in edicola, in libreria, dico sempre libreria, edicola, in realtà è libreria, eccolo qua. Vabbè, quindi perché Radio noi siamo Libera... rimasti all'edicola, Enzo, noi siamo rimasti noi siamo vecchi. Sì, appunto, tornando un po' all'attualità, a me fa piacere trovare anche dei parallelismi, anche se sono non ovvi, però comunque c'è sempre stato, no, questo spirito di libertà del mezzo radiofonico. Oggi un po' lo ritroviamo nel mondo delle web radio, lo ritroviamo comunque nella voglia di tantissime persone di mettersi in proprio, no? Mettiamola così, oggi è anche molto più semplice di quello che magari facevate voi ai vostri tempi, no? Perché comunque avevate bisogno di un apparato tecnologico un po' più strutturato. Oggi se si compra un microfono e un minimo una licenza già è possibile andare in onda, e nonostante ci siano 750.000 nuovi social che si alternano,
c'è comunque tanta gente che si approccia a un mondo che è rimasto un po' romantico anche per i più giovani, no? E che comunque cercano di fare radio. Io tra l'altro nella mia vita fuori da qui faccio il presidente delle radio universitarie italiane, di raduni, quindi vivo quotidianamente anche la realtà di chi, nonostante abbia 20 anni, abbia YouTube, Facebook, 25.000 possibilità, comunque decide di mettersi davanti a un microfono e di provare a raccontare qualcosa attraverso il mezzo anche della radio. Anche senza microfono, perché con la diretta Facebook puoi farlo, esatto, anche senza, esatto, microfono, tra l'altro. Esatto, esatto. Diciamo che ovviamente oggi ci sono molte più opportunità e anche meno costose di quelle di una volta, perché una volta non c'era internet, non c'erano telefoni cellulari, bisognava arrangiarsi. Poi soprattutto coloro che fondarono le prime emittenti nel 1975 non avevano la benché minima idea di quello che avrebbero dovuto fare, cioè era tutto inventato, tutto improvvisato al momento. Enzo, spiega questo, che... scusa Enzo se ti interrompo, spiega a questo giovane, a tutti i giovani, la magia della radio. Adesso abbiamo anche la televisione, però la magia della radio, quando la gente si affezionava a una voce e per tutta la vita si ricordano di te. Questa è bella, una cosa favolosa. Beh, diciamo che uno degli aspetti fondamentali della radio è appunto quello di scatenare la fantasia degli ascoltatori quando ancora non si vedeva, ma anche adesso se vuoi, perché insomma, per esempio, quando sei in automobile la radio c'è poco da fare, in quel momento non la puoi vedere, la devi ascoltare solamente, quindi diciamo che riacquista, no, buona parte della sua magia. Abbiamo distrutto tutto adesso. Diciamo che la radio è cresciuta, ovviamente con un bimbo, come faccio sempre questo paragone, è cresciuta, è maturata e ovviamente si è, come dire, uniformata a quelle che sono le nuove tecnologie. Quindi adesso esiste la radiovisione, c'è la possibilità di potersi vedere in televisione, però nel momento stesso in cui, ti ripeto, ti trovi in situazione come quelle in cui sei alla guida di un'automobile, in questi giorni ci sono tanti italiani che vanno in vacanza e magari ascoltano la radio, sicuramente ascoltano la radio in automobili, e a quel punto la radio ritorna un po' alle origini. Certo, come dicevo, una volta non era così facile come adesso mettere su una radio. Tu considera che addirittura i primi trasmettitori erano trasmettitori militari della Seconda Guerra Mondiale, che si andavano a acquistare in determinati depositi. Esistevano dei personaggi che si chiamavano surplussari. Voi direte, che cosa sono? I surplussari erano coloro che acquistavano i residuati bellici dei vari eserciti, in particolar modo l'esercito americano, in eccedenza, ecco perché surplus, li acquistavano e poi li rivendevano a chi ne faceva richiesta. Fra questi residuati bellici c'erano anche dei trasmettitori che venivano modificati per l'FM italiano e che venivano utilizzati appunto dalle prime emittenti per poter andare in onda. Stiamo parlando veramente della preistoria della radio. E appunto uno di questi trasmettitori venne dato a Radio Roma. Quando nacque Radio Roma, che fu fondata tra l'altro da Virginio Menozzi, che era il patron di Radio Parma, della prima radio libera italiana, e che diede l'impulso anche per far nascere Radio Roma nel 1975, con l'ausilio di un giornalista che si chiamava Rosario Pacini. E come ti dicevo, l'attrezzatura era tutta improvvisata, si portavano i giradischi da casa, i mixer erano autocostruiti, era tutto così, alla belle meglio. Quanti dischi mi hanno fatto sparire, Enzo? Quanti dischi mi hanno rubato, che li portavo in radio, veramente, non sto scherzando, i CD anche, tra l'altro, vabbè. Ma poi era tutto, come ripeto, era tutto improvvisato, i dischi che si portavano da casa, si apriva il microfono, si diceva tutto quello che ti passava per la testa, non c'era un minimo di filtro. Il bello della radio era anche quello, se vuoi. Poi, giustamente, col passare del tempo è diventata una cosa seria, tant'è vero che si parla di concetto, si passa dal concetto di radio libera al concetto di radio privata, perché le aziende nel frattempo divennero, le radio divennero delle vere e proprie aziende, come lo sono adesso in fin dei conti, con esigenze di fatturazione, e quindi insomma fare radio divenne dopo qualche tempo una cosa seria, fare radio nel vero senso della parola. Ci hai raccontato una storia bellissima che ancora continua e si rinnova in tantissimi nuovi formati, adesso con la possibilità di anche, no, pubblicare dei podcast che vanno a recuperare anche le trasmissioni in onda. Si sta anche veramente un po' tornando a quel mondo solo audio, che restituisce poi la magia della radio, oltre a tutto questo comparto che abbiamo anche qui a Radio Roma, che ci permette di essere in onda su tutte le piattaforme, dai social allo streaming su internet alla televisione. Grazie mille però a Enzo Mauri, che
come insomma si è dimostrato, è uno storico della radio che conosce anche la nostra realtà e può anche insomma far capire questo mondo a tutti quelli che sono in ascolto. Grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro. Io ringrazio te, ringrazio Radio Roma e buon compleanno a tutte le radio libere. A presto. Enzo, grazie. Grazie. Scrivimi, ti ho mandato il numero. Ciao caro. Ciao. Ciao. Promotion.